terra rincari alluvione, aziende piegate dalle emergenze. Covid nelle Marche, tornano a crescere i contagi. Pesaro dedica un museo allo scultore Giuliano Vangi. Da Carreras a Lucchesini, grandi masterclass al conservatorio. Vuelle al debutto all'Arena con le nuove canzoni. Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Rossini News, telegiornale di giovedì 6 ottobre che apriamo occupandoci del grave momento che sta attraversando l'imprenditoria del nostro territorio, strangolata da un'emergenza che si sovrappone su quella precedente, dalle conseguenze della guerra ai tanti rincari fino alla recente alluvione che ha colpito alcuni specifici territori. Ne parliamo con il segretario provinciale di CNA, Moreno Bordoni. Un'emergenza incredibile in questo momento perché ci sono più fattori concomitanti che si sono sovrapposti. L'ultimo è proprio il caro bollette, con aumenti che vanno oltre il 500%, quindi la situazione sta diventando insostenibile, anche perché non veniamo da un periodo ovviamente roseo. Pandemia nel mercato asiatico, la guerra in Europa, il rincaro delle materie prime e ora costi insostenibili dell'energia, tutto questo sta creando una tempesta perfetta che per gli imprenditori, ma anche per le famiglie, sta diventando insopportabile. L'unica strategia è quella di invocare e sensibilizzare a sostegni vitali per non chiudere. Qui siamo arrivati in un momento che paradossalmente è peggio della pandemia, quindi la tempestività farà la differenza. Abbiamo bisogno di decreti immediatamente attuabili, che ovviamente devono essere anche supportati dall'Europa, per mettere un tetto vero al costo delle materie prime, altrimenti le aziende saranno costrette a chiudere, non c'è piano B. Sul caro bollette esiste comunque una certa lungimiranza nell'installazione di pannelli fotovoltaici, è un piccolo palliativo? Esiste, non per tutti, e comunque anche chi aveva in cuore di farlo, i tempi non sono immediati. Qui non possiamo pensare a una soluzione che viene fra 6, 7, 8 mesi, se va bene. Qui bisogna pensare all'immediato, alla capacità che in questo momento non hanno gli imprenditori di pagare le bollette. Quindi bisogna avere un aiuto subito adesso e poi giustamente con tanta lungimiranza, come i nostri imprenditori hanno sempre avuto, vedere nel futuro come limitare queste situazioni. E poi c'è anche la questione alluvione. Nella nostra provincia abbiamo avuto Cantiano, che è l'esempio più eclatante, ma anche in altri comuni, situazione davvero drammatica. Su Cantiano, nel centro storico, le attività economiche sono praticamente tutte chiuse e quindi anche lì c'è bisogno di un intervento immediato di liquidità, perché altrimenti queste imprese rischiano di non riaprire più. Quindi la tempestività in questo momento farà la differenza rispetto a tutto quello che si deve fare. Non si può attendere altro tempo, non si può temporeggiare perché siamo davvero ai limiti. E torniamo ad occuparci anche dell'andamento del Covid-19 nella nostra regione, perché nell'ultima settimana si è registrato un più 61% di contagi rispetto a quella precedente. La regione resta comunque sotto la media nazionale per l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, contando un solo ricovero. Il dato della saturazione dei reparti in area medica nelle Marche è invece del 7,7%, ovvero superiore a quello nazionale. Cambiamo argomento e parliamo di politica. È un periodo di rimpasti di giunta nelle amministrazioni del nostro territorio. Si aspetta ancora di perfezionare infatti il nuovo assetto della Regione Marche dopo che tre assessori hanno lasciato la giunta Acquaroli in direzione Parlamento dopo le recenti elezioni. Ieri abbiamo annunciato anche di Francesca Fedeli della Lega, nuova assessora a Urbino. Ora c'è una nuova assessora anche a Fano. Si tratta di Cora Fattori, consigliere comunale di Più Europa, che sarà dunque il settimo assessore del sindaco Massimo Seri, subentrando alla dimissionaria Fabiola Tonelli.
Cora Fattori sarà assessore con deleghe a cultura e ambiente. E torniamo su Pesaro per occuparci di cultura. Ieri è stato proiettato in anteprima nazionale al Teatro Sperimentale il docufilm sulla vita e le opere di Giuliano Vanci, uno dei più grandi scultori italiani contemporanei, pesarese d'adozione. Focus on Vanci è il titolo del documentario prodotto da Geco Film e diretto dal pesarese Emerson Gattafoni, che ha attirato la curiosità di un folto pubblico presente alla serata di ieri. Sul palco, prima dell'anteprima, anche il vice sindaco Daniele Vimini, che ha annunciato la realizzazione di un nuovo museo dedicato a Giuliano Vanci, previsto al primo piano di Palazzo Mazzolari Mosca, con il contributo dell'architetto Mario Botta. Un omaggio ad un artista toscano di origine ma pesarese d'adozione che ha saputo regalare in questi anni alla città di Pesaro opere di inestimabile valore. E da Vanci passiamo ad un'altra eccellenza con la E maiuscola della cultura pesarese. Parliamo infatti del Conservatorio Rossini, che in questo autunno continua ad ospitare artisti musicali davvero di livello planetario in qualità di docenti di masterclass. Artisti tanto straordinari quanto preziose sono le opportunità d'apprendimento per gli allievi del Conservatorio Rossini. Si susseguono i giorni di masterclass dell'istituzione musicale pesarese, presieduta da Salvatore Giordano e diretta da Fabio Masini, con la città della musica che si presta a cattedra per docenti d'eccezione. Da piacevoli novità come il primo violino del Teatro alla Scala Laura Marzadori, a gratificanti conferme come il tenore José Carreras alla sua settima masterclass di canto lirico al Conservatorio. È sempre un piacere venire a Pesaro, venire al Conservatorio, trovare gli amici e trovare dei ragazzi che sono molto bravi. All'interno di una carriera che non ha bisogno di presentazioni, Carreras ha scelto nel conservatorio la sua nicchia esclusiva dedicata alla didattica in forma di masterclass. Un rapporto particolare costruito anche sull'amicizia e la collaborazione artistica con Lorenzo Bavai, da oltre 30 anni pianista accompagnatore del maestro catalano. C'è bisogno che qualcuno ti dica quali sono le basi della tecnica, la tecnica che è fondamentale, cantare sul fiato, aprire la gola, le cose che tutti i maestri dicono. Però poi il canto è abbastanza, come direi, autodidatta. Cioè, uno quando ha già capito le basi minime di una tecnica vocale, deve un po' lavorare da solo per trovare il punto giusto. Qual è il primo consiglio che normalmente dà ai suoi allievi? La disciplina è fondamentale, che abbiano la disciplina, che siano convinti di quello che vogliono fare e che siano determinati in questo senso. La disciplina è importantissima. 27 allievi provenienti da Cina, Giappone, Stati Uniti, Messico, Georgia e Italia partecipano alla Masterclass di Carreras. I migliori si esibiranno sabato alle 18 in un concerto conclusivo all'Hotel Excelsior. Il giorno dopo Carreras sarà a Recanati, dove riceverà il premio Gigli d'Oro alla carriera. Premio corredato da una cena di beneficenza con raccolta fondi destinati alla lotta alla leucemia della Fondazione José Carreras. Parlare di Beniamino Gigli è uno dei grandi della storia e ricevere questo premio senz'altro mi fa un gran piacere e, ripeto, è un grande onore per me. Canto al pianoforte si è invece conclusa mercoledì la masterclass di Andrea Lucchesini, altro monumento musicale di livello internazionale che dà lustro all'attività del conservatorio. Questi incontri per noi saranno importanti per comunicare alla città, anche alla Regione Marche, la vivacità del nostro conservatorio e l'offerta formativa che è in grado di poter mettere a frutto invitando questi personaggi di grande spessore. Io torno qua dopo 5-6 anni, ero già stato in questo meraviglioso conservatorio intitolato a una delle figure più importanti della storia della musica italiana,
ed è sempre un'emozione tornare a Pesaro. E devo dire che è stato in questi tre giorni lavorare con i ragazzi è stato un grandissimo piacere, perché il livello è molto alto, la preparazione è ottima, evidentemente il lavoro dei docenti è molto, molto accurato, e quindi quando il materiale è molto buono è anche di grande soddisfazione poter lavorare e cercare di trasmettere quelle che sono le mie idee riguardo alla musica. Io normalmente quando faccio le masterclass non pretendo certamente di intervenire in maniera decisiva sul percorso formativo. Naturalmente una masterclass dura tre giorni, quindi non abbiamo il tempo di intervenire così profondamente. Può servire a dare qualche stimolo diverso rispetto a quello che i ragazzi ricevono continuamente dai loro insegnanti, qualche idea che magari già i loro insegnanti hanno detto, però quando se lo sentono dire da qualcun altro è una, diciamo, una voce in più che arriva a loro. E parlando in maniera generale, per quanto mi riguarda, non faccio altro che cercare di restituire quello che posso di tutto quello che ho ricevuto. Ho ricevuto io tantissimo dalla mia insegnante Maria Tipo, che è stata una delle più grandi concertiste italiane a livello internazionale e grande didatta, e veramente lei con tutti i suoi allievi si è spesa tantissimo e ci ha insegnato proprio cosa significa lavorare con i giovani, cosa significa sacrificarsi per i giovani e dar loro tutto quello che sono le conoscenze che ognuno di noi ha. Si rafforzano i presidi sanitari d'urgenza nelle valli di Metauro e Cesano. Sabato 8 ottobre alle 10.30 aprirà ufficialmente la POTES 118 di Terre Roveresche adibita nel Centro Salute Carlo Amodio di Orciano. Una POTES che sarà dotata di ambulanza di soccorso avanzato con a bordo un autista soccorritore e un infermiere. Passiamo a Tavuglia, dove termineranno nel giro di qualche settimana i lavori di consolidamento al movimento franoso in via 28 giugno vicino al parco comunale, lavori per un importo di 360.000 euro. Complessivamente in poco più di due anni ammontano a oltre 1.800.000 gli investimenti effettuati sul fronte del dissesto idrogeologico, mentre sono 3.100.000 euro quelli funzionali al completamento entro la fine del mese dei lavori realizzati da Marche Multiservizi per il potenziamento del sistema di fognatura e depurazione del tratto Rio Salso-Montecchio. Al termine di questo lavoro verrà anche rifatto l'asfalto della pista ciclabile Padiglione Montecchio adiacente al cantiere e verrà installato un sistema di illuminazione pubblica per rendere il percorso fruibile anche nelle ore notturne. A Pesaro invece sabato 8 ottobre alle ore 17 in piazzale Lazzarini Amnesty International organizza un'azione di solidarietà verso la battaglia delle donne iraniane. Una manifestazione che si replicherà in tantissime altre città italiane per fare luce su quanto accaduto a Mahsa Amini e contribuire ad abbattere il muro di impunità che protegge le autorità iraniane da decenni. E sempre sabato 8 ottobre il Multiplex Giometti di Pesaro ospiterà alle ore 21 il regista Pupi Avati, che presenterà la sua ultima opera Dante, dedicata alla vita del sommo poeta. Ospite insieme al regista anche il produttore Antonio Avati e i giovani attori protagonisti Alessandro Sperduti e Carlotta Gamba, che racconteranno in retroscena di questa produzione. Ed ora parliamo di medicina e in particolare di medicina personalizzata. E questo è il titolo dell'annuale convegno organizzato dalle associazioni di Confcommercio Provinciale 50 più Terziario Donna, che insieme a Stella Scarpa ci presentano l'appuntamento di divulgazione medico-scientifica fissato per il 23 di ottobre. Torna l'appuntamento annuale con i convegni di divulgazione medico-scientifica organizzati da 50 più di Confcommercio con la collaborazione di Terziario Donna e di Stella Scarpa attraverso la startup SM Euformula.
Dopo l'interesse riscosso dai precedenti convegni come Fermare il tempo, Medicina di genere, Benessere in menopausa e in andropausa, quest'anno si parlerà di medicina personalizzata, la nuova sfida della ricerca e della terapia che prevede trattamenti diversi per la stessa malattia in base alla genetica del singolo paziente. Un appuntamento fissato per domenica 23 ottobre a Villa Matarazzo di Gradara a partire dalle 9.30. Questo convegno si inserisce in un flusso di attività che 50 e più, che è un sistema associativo di servizi legati a Confcommercio, un flusso di attività, dicevo, che viene fatto da tanti anni nell'ambito della formazione medico-scientifica a favore dei propri associati che fanno parte del mondo della terza età. 50 e più si occupa non solo di attività relative alle pensioni o attività relative allo svolgimento di servizi fiscali, ma appunto ha anche un ambito che si occupa del benessere della persona. In questo ambito, questo convegno del 23 ottobre si inserisce. Come sempre lo facciamo in collaborazione con Terterio Donna e con Stella Scarpa, con cui collaboriamo da anni e abbiamo capito che sono tematiche particolarmente interessanti e molto gradite ai nostri associati che, facendo parte della Silver Generation, sono particolarmente sensibili a tutto quello che riguarda la salute. La medicina personalizzata mette al centro il paziente e non la patologia. Questa è la cosa più importante. E i benefici che si possono avere dalla medicina personalizzata sono che aumenta la possibilità di guarire più facilmente e soprattutto anche nelle malattie più gravi, diciamo, la medicina personalizzata riesce ad avere dei buoni risultati. Terziario Donna Confcommercio, che è la struttura e l'organizzazione che si occupa delle imprenditrici Confcommercio della nostra provincia, tiene molto alle sue imprenditrici, le vuole in buona salute, e anche quest'anno abbiamo organizzato appunto questo bellissimo convegno che parla di medicina personalizzata. Inviteremo i padri della medicina personalizzata, che sono il professor Minelli, Mauro Minelli, e il professor Maurizio Sammaco, che hanno fondato già 10 anni fa la fondazione Medicina Personalizzata. La medicina personalizzata è un nuovo paradigma nei confronti proprio della sanità e della presa in carico dell'utente in base proprio alla patologia, quindi mettiamo finalmente l'uomo al centro e di conseguenza il paziente al centro. Ecco perché il nostro focus è proprio quello di creare, anche come associazione di categoria, quindi in qualità di associazionismo, proprio la messa in luce della persona, e ovviamente seguendolo anche dal punto di vista imprenditoriale. In questo convegno sono coinvolta personalmente sia in qualità di presidente di categoria del gruppo Bellezza, Salute e Benessere, ma anche proprio come titolare di una società che si chiama SMO Formula, che è una startup innovativa che ha come per oggetto proprio un brevetto esclusivo, molto particolare, che proprio riguarda un'apparecchiatura elettromedicale a sostegno proprio del mettere a punto un funnel di trattamenti di rimessa in forma funzionale, proprio in visione della personalizzazione rispetto al periodo ormonale dell'utente e suo stato infiammatorio, un po' quello che proprio fa la medicina personalizzata. L'ho messo a punto questo brevetto insieme a Marilena Pomante, mia socia all'interno della società SM Formula, ma anche insieme al primario dell'ospedale di Macerata, il dottor Mauro Cirilli, chirurgo vascolare e medico estetico. Siamo tre, quindi, gli inventori di questa bellissima innovazione che poi stesso lui presenterà durante il convegno come relatore. Relatori che saranno arricchiti anche dalla presenza della dottoressa Maddalena Fratelli, ricercatrice dell'Istituto Mario Negri, e del dottor Davide Schembri, esperto di nutrizione in condizioni patologiche. Sarà una grande occasione di apprendimento medico-scientifico ad ingresso libero, come sarà gratuito l'incontro conviviale al termine del convegno, per il quale è sufficiente la prenotazione. Questo è l'ultimo di una serie di eventi creati proprio insieme a due persone speciali che vorrei ringraziare per avermi sempre coinvolta in tutti questi anni, che sono il presidente di 50 e più Alberto Dolci e la presidente di Terziario Donna Confcommercio Patrizia Caimi. È sempre bello dare continuità ad un aspetto così importante, che è proprio la messa in luce della scientificità proprio a livello territoriale.
E questo weekend torna l'appuntamento con la Coppa Faro e i suoi 83 piloti che saranno impegnati alla guida di auto storiche sui tornanti della panoramica, come ci spiega l'ideatore e organizzatore di questo evento Alessandro Rinolfi. È due anni, questo è il secondo anno, che addirittura oltre ad aver validità dei campionati italiani anche gare internazionali, in quanto ci sono partecipazioni straniere. Anche quest'anno abbiamo degli austriaci presenti. E quindi questo insomma ci fa molto piacere, perché il fatto che magari dall'Austria vengono qua a correre a Pesaro, insomma ci fa piacere, anche perché chiaramente io, come ho sempre detto, Coppa Faro diciamo è una manifestazione sportiva automobilistica, ma non vuole essere una cosa fine a se stessa, vuole essere un qualche cosa che porti del bene al territorio. Cioè, nel momento in cui ci sono delle persone che mi dicono che precedentemente non era mai stata a Pesaro, adesso magari c'è qualcuno che viene a farsi anche una settimana di vacanza, la cosa è molto positiva. Oltre al fatto che, meno male, faccia conto che ci sono circa 80 macchine, 83 macchine mi sembra iscritte, per cui diciamo c'è un movimento di persone di almeno 300 persone, minimo 300-400 persone, perché fra meccanici, accompagnatori e altre persone siamo a questi livelli qua. 83 equipaggi iscritti vengono un po' da ogni dove, perché allora a livello italiano ci sono siciliani, ci sono piemontesi, ci sono friulani, ci sono veneti, parecchi toscani, parecchi emiliani, marchigiani, abruzzesi, quindi diciamo è variegata. Il 7 in pratica le vetture arrivano e provvedono diciamo a svolgere quelle che sono le cose burocratiche, nel senso che vengono fatte le verifiche sportive, quindi controllati tutti i piloti, il loro equipaggiamento, perché anche in questo caso sono tutti equipaggiamenti a norme FIA. Dopodiché vengono verificate le vetture. Le vetture devono essere, cioè verranno verificate, saranno verificate per controllare che siano rispondenti alle caratteristiche. Dopodiché sabato, con inizio alle 14, ci sarà i turni di prova in due manche e solitamente quella che è l'esperienza intorno alle 17.30 circa finisce il tutto circa. E domenica mattina si partirà alle 8.30, questo anche perché per fare in maniera tale da creare il minimo disturbo alle attività commerciali e ristoranti che sono lungo il percorso, in maniera tale che la storia ci insegna che intorno alle 11.30 solitamente abbiamo sempre terminato. Ecco, ma questo perché? Perché io dico che fra l'altro i ristoratori lungo percorso il 90% ci assiste diciamo economicamente a livello di sponsorizzazioni. Questo per farvi capire quindi che è una cosa credo abbastanza gradita e noi di contro cerchiamo di avere il massimo rispetto. Tengo a precisare che il tempo in cui impegneremo la strada è circa di 3 ore/4 ore al massimo, non di più. E diligentemente, perché credo che bisogna avere rispetto di tutti, abbiamo sempre provveduto ad informare coloro i quali, le poche persone che sono lungo il percorso, che in caso di evenienze, di urgenze, hanno i riferimenti telefonici, ma non solo. Siccome lungo il percorso ci sono qualcosa come 24 postazioni con 42 steward e ben 12 persone della protezione civile, in ogni momento, se dovessero avere delle esigenze, ce n'ha sempre uno davanti a casa, lo contattano, questi contattano il direttore di gara, se c'è l'esigenza si ferma. E dopo la grande vittoria di Trieste, sabato sera ci sarà il debutto casalingo della VL alla Vitri Frigo Arena. Una partita che ci viene presentata dai cestisti Totè e Moretti, intervistati dal nostro Edoardo Razzi in occasione della presentazione delle canotte ufficiali della squadra avvenuta questo pomeriggio presso il punto vendita Prodi Sport. Ogni giorno che passa cresce l'attesa per il debutto casalingo in campionato della VL in programma sabato 8 ottobre alle 21. Prima apparizione davanti ai propri tifosi dopo il largo successo ottenuto la prima contro Trieste. Prima apparizione alla Vitri Frigo Arena con le nuove maglie da gioco presentate oggi presso il VL Point Prodi Sport. A bussare sabato alla porta della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sarà Venezia, un avversario molto fisico e considerata da molti la terza forza del campionato. Ma una squadra soprattutto preparata, perché comunque viene da un ciclo che ormai più di 6 anni con comunque lo stesso coaching staff, quindi una squadra molto preparata sia sul piano tecnico, tattico e anche molto profonda, perché comunque hanno 14 giocatori che fanno l'Eurocup di esperienza, quindi sarà sicuramente un'ottima squadra e cercheremo di farci trovare pronti per provare di portarla a casa. È stata una settimana molto intensa, come lo è stata anche quella prima e come lo è stata quella prima ancora, quindi
diciamo, sono i frutti che si vedono, quindi penso sia giusto continuare sulla stessa lunghezza d'onda per far sì che di arrivare sempre più pronti anche alla partita di sabato. Se per Davide Moretti ritrovare il suo pubblico al suo secondo anno sarà emozionante, visto che questa sarà una stagione in cui avrà un ruolo centrale nel roster, per il nuovo acquisto Leonardo Totè, riabbracciare il popolo biancorosso alla Vitrifrigo Arena avrà un sapore dolce, visto il suo trascorso in maglia VL di due stagioni fa. Allora, sicuramente i tifosi sono sempre rimasti nel mio cuore anche quando sono andato via, quindi non vedo l'ora di tornare al palazzo e cercare di entusiasmarli al meglio sicuramente. Diciamo che essere qua per me è sempre stato un motivo di gioia, anche il primo anno che sono venuto qua, appunto 3 anni fa ormai sono passati, quindi sì, speriamo di poter riprendere quello che mi hanno lasciato dal punto di vista personale. A livello di squadra speriamo di fare sicuramente meglio. Partirà tutto dalla difesa, ovviamente bisognerà fare una partita estremamente fisica, loro sono di taglia molto grande, soprattutto sotto canestro, quindi bisognerà difendere il nostro canestro e cercare di correre in contropiede il più possibile, che in questo momento è la nostra forza più grande. Nel successo di Trieste si era già vista la nuova canotta della VL in versione rossa, ma a completare il pacchetto di divise per la prossima stagione ci sono anche quella bianca e quella di colore gialla. Abbiamo cambiato alcune cose rispetto alla stagione passata, ad iniziare dal colletto, che è stato ripreso il colletto e lanciato per la divisa precampionato con la scritta Pesere. Abbiamo dato un'armonia più omogenea a tutta la canotta e il colletto a taglio a V, invece di avere il classico collo girocollo che scende. E abbiamo fatto un taglio diverso sulle spalle, quindi abbiamo scavato ancora di più le spalle nella parte posteriore in modo che la canotta rimanga più aderente al giocatore e quindi rimanga più attaccata al corpo, in modo da dare meno fastidio durante i movimenti di gioco. Sulla parte grafica invece abbiamo creato una armonia di tono di alcune grafiche astratte, con una parte che va a scendere e a scurirsi a mano che si va sul basso ventre. Il tessuto della canotta è cambiato, abbiamo utilizzato un tessuto innovativo con una percentuale in più di elastomero, in modo che la canotta sia più elastica e rimanga, come detto precedentemente, più aderente al corpo, in modo da infastidire il meno possibile il giocatore. A spiccare sui calzoncini e sulle sopramaglie dei giocatori c'è anche il logo di Pesaro Capitale della Cultura 2024, di cui i biancorossi si fanno promotori per questo importante traguardo raggiunto dalla città. Oltre alle divise da gioco, Prodi Sport in questo weekend promuoverà anche altri prodotti di merchandising come le nuove sciarpe, zainetti e borsoni, tutti targati VL. E termina qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Come di consueto vi ricordiamo la nostra prima serata, che alle 21.20 sarà dedicata al premio Gradara Ludens, un premio tornato nel borgo di Gradara con tavola rotonda e premio che potrete vedere questa sera alle 21.20. Poi l'informazione su Rossini TV vi dà appuntamento a domattina con Buongiorno Rossini, la nostra consueta rassegna stampa dei quotidiani locali, come sempre in diretta alle 7.20 tutti i giorni dal lunedì al sabato. Si chiude qui invece questo nostro spazio informativo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.